Un caro saluto da Diego Fusaro, un caro saluto a tutti. Si è verificato nei giorni scorsi l'orrendo attentato ai danni di Donald Trump, attentato condannabile sotto ogni profilo, attentato al quale per fortuna Trump è riuscito a sopravvivere. E come sempre accade in questi casi, si è manifestata anche da più parti la tesi del complotto, ossia la tesi della messa in scena. Secondo i sostenitori di detta tesi, si sarebbe trattato di una messa in scena con la quale Trump avrebbe escogitato il metodo per far crescere il proprio consenso. Se ricordate bene, fu una tesi sostenuta anche ai tempi dell'attentato contro Silvio Berlusconi, colpito in volto da una statuetta e subito ricoverato d'urgenza in ospedale. Secondo i sostenitori di detta tesi, che ci limitiamo a esporre senza in alcun modo abbracciare, tutto sarebbe interpretabile come una messa in scena, quasi come se il potente di turno mettesse in scena un attentato ai suoi danni, al quale ovviamente sopravvive, e poi mette a frutto politicamente tale attentato, mostrandosi vittima e quindi facendo crescere il proprio consenso. Ora, come Cartesio suggerisce, bisogna sempre seguire la via del dubbio iperbolico e dunque non scartare a prioritariamente nessuna possibilità. Indi per cui anche questa tesi può essere senz'altro presa in considerazione. E tuttavia non mi pare una tesi particolarmente credibile per più ragioni. Intanto perché Trump è stato colpito e è stato salvato quasi in extremis. In secondo luogo perché effettivamente il clima di odio intorno a Trump è stato alimentato ad arte in questi mesi e dunque non sembra da escludere la possibilità che si sia trattato realmente di un attentato ai suoi danni e non di una messa in scena.